Era entrata in coma all'età di 2 anni a causa di un'encefalite post vaccino antivaiolo. Era stata definita una miracolata Liana Pieragossini, 54 anni di Pergola, che da allora non ha più ricevuto nessun siero, nemmeno quello dell'antitetanica. Ad ottobre aveva richiesto all'ASUR l'esonero dal vaccino anti-Covid perché non vuole rischiare di nuovo la vita, ma nonostante la documentazione sanitaria inoltrata al dottor Liverani, le è stata data una risposta negativa. Oggi a rispondere su Fano TV è proprio il direttore del servizio di igiene, sanità pubblica e prevenzione delle malattie infettive dell'area Vasta 1. Perché non è stato concesso l'esonero alla signora Liana? La certificazione di esenzione alla vaccinazione Covid viene rilasciata dal medico del centro vaccinale dell'azienda sanitaria oppure da un medico di medicina generale che aderisce alla campagna vaccinale nazionale sulla base di una documentazione clinica che rappresenti una controindicazione alla vaccinazione. Per la signora non è stata ravvisata alcuna controindicazione alla vaccinazione e quindi non è stata concessa la certificazione di esenzione. Però nella documentazione da lei fornita risulta una encefalite provocata dal vaccino. Esattamente, la signora ha prodotto questa documentazione di questa reazione avversa al vaccino contro il vaiolo. Il vaccino contro il vaiolo, che ormai non viene più somministrato da molto tempo, era un vaccino costituito dal virus del vaiolo bovino che, una volta inoculato nell'organismo, induceva una infezione subclinica che però era in grado di evocare un'ottima risposta immunitaria contro il vaccino del vaiolo umano. Era un vaccino che però poteva avere delle reazioni avverse anche importanti, ad esempio l'encefalite post-vaccinale veniva stimata in un caso ogni 300.000 vaccinati, però in quel contesto storico questo rischio di reazioni avverse era giustificato in base al peso, all'impatto che aveva la malattia. Non dimentichiamo che il vaiolo nel Novecento sterminato centinaia di milioni di persone con una letalità superiore al 30%. E oggi invece quali sono le controindicazioni al vaccino? Guardi, le controindicazioni al vaccino ad RNA contro il Covid sono veramente poche, e cioè la reazione allergica grave a una precedente somministrazione oppure una ipersensibilità, cioè un'allergia documentata ad un componente del vaccino. Oltre a queste, prosegue Liverani, ci sono anche altre condizioni che prevedono un aumento del rischio di reazioni avverse per le quali il medico vaccinatore deve mettere in atto una valutazione sul rapporto rischio-beneficio che nella maggior parte dei casi, spiega Liverani, depone a favore del secondo. Può essere per esempio una precauzione se un soggetto riferisce una storia di shock anafilattico ad una altra sostanza somministrata per via iniettiva. In questo caso si configura una precauzione, il soggetto viene invitato a prolungare il periodo di osservazione post-vaccinale. Oppure una persona che dopo una dose di vaccino a RNA messaggero ha sviluppato una pericardite o una miocardite. In tal caso si consiglia una consulenza cardiologica e non è preclusa la somministrazione della seconda dose. Si può tener conto del suggerimento del cardiologo soprattutto per quanto riguarda il timing di somministrazione della seconda dose, quando la lesione miocardica o pericardica è guarita. Ravvisate molti casi e richieste di esenzione dal vaccino anti-Covid? Le richieste di esenzione alla vaccinazione Covid sono molte, ma devo dire che nella maggior parte dei casi sono completamente inappropriate perché non riportano controindicazioni reali alla vaccinazione.